Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare un video che in realtà non credevo che avrei mai dovuto fare, ma mi sono resa conto ultimamente che si sta, diciamo, rendendo necessario. Voglio parlarvi brevemente un pochino della struttura e dei contenuti del mio canale. Ovviamente questo non è un video rivolto a coloro che mi seguono tutti i giorni e che comunque sanno benissimo quali sono gli argomenti del mio canale e anche come è strutturato. Io mi riferisco e mi rivolgo soprattutto alle persone che mi seguono un pochino più sporadicamente, che magari sono interessate solo a determinati contenuti e che quindi quando arrivano sul mio canale si sentono un po' spaesati perché ci sono tante tipologie di contenuti diversi e quindi fanno un po' fatica a dare una classificazione precisa al mio canale. Innanzitutto, chi mi segue deve mettersi il cuore in pace perché una classificazione precisa del mio canale non ci sarà mai, semplicemente perché il mio non è un canale monotematico. Io non parlo solo di una categoria di cose, ma parlo di tante cose perché io sono fatta così. Quindi sul mio canale vedete un po' quella che è la mia personalità, tanti interessi, tante cose diverse, tante passioni, le voglio condividere con voi e quindi anziché creare 10 canali diversi che parlino ognuno di un argomento, ne ho creato uno solo e ho messo tutto insieme perché per me è comunque molto più comodo da gestire. Fatto in questo modo, però ho cercato di dare un ordine e una struttura al mio canale per aiutare un pochino le persone ad orientarsi tra i vari argomenti. Ho scoperto da poco, navigando sui vari canali YouTube, che c'era la possibilità di raggruppare i video e le playlist secondo determinati argomenti. Quindi io prima avevo semplicemente fatto delle playlist e in quelle playlist avevo messo tutti i video che riguardavano quel determinato argomento, però più di quello io non avevo fatto. Invece adesso mi sono resa conto che posso prendere le diverse playlist che trattano ovviamente gli stessi argomenti e metterle sotto una categoria specifica e quindi ho fatto così. Ho creato appunto questa cosa per dare un po' una sorta di indice al mio canale. Quindi, se voi andate nella home, potrete vedere come è strutturato, però adesso lo passiamo un attimo in rassegna insieme. Io me lo sono anche scritta sul foglio perché voglio essere sicura di darvi tutte le informazioni. Nella home del mio canale voi troverete in fondo tutti i video caricati e tutte le playlist, però in alto vedrete i diversi argomenti che io tratto nel canale. Quindi la prima cosa che ho messo è mistero e paranormale, perché comunque il mio canale è nato con l'idea di parlare del mistero, del paranormale, dei tarocchi e quindi ho voluto metterlo in cima alla lista perché è un po' quello che è stato il seme da cui è nato poi tutto il mio canale. Quindi nella sezione mistero e paranormale trovate tre playlist in particolare che sono il turismo dell'occulto e le storie del mistero, le storie paranormali e la playlist dedicata ad Halloween perché comunque i video di Halloween sono legati al mistero, al paranormale, a tutte queste cose. Quindi all'interno di queste tre playlist voi poi trovate tutti i video che io ho fatto di quell'argomento. Poi c'è tutta quella sezione che riguarda i tarocchi e la divinazione ed è forse la sezione più piena di cose, più piena di contenuti perché ci sono tante cose diverse, c'è tanto materiale. Ho fatto tutta una playlist che contiene tutti i video sul corso gratuito dedicato ai tarocchi di Marsiglia, quindi lì trovate proprio tutto il corso completo. Dalla prima all'ultima lezione, lo metto tra virgolette perché non voglio fare lezioni a nessuno, ci mancherebbe altro, però le chiamo così per capirci. Sono dei video in cui io vi do un modo, il mio modo per interpretare i tarocchi, per fare delle stesure, quindi lì trovate tutto quello che riguarda il corso. Poi c'è la playlist che riguarda il corso sulla Sibilla Gitana che in questo momento ho messo un attimo in pausa perché siamo in estate. Perché mi rendo conto che è poco visualizzato, quindi l'ho messo un momento in pausa, ma poi riprenderò comunque con il corso sulla Sibilla Gitana.
Poi ci sono tutti quegli argomenti che riguardano i tarocchi in senso più generale, quindi c'è una playlist che si chiama La stanza dei tarocchi, dove sono contenuti tutti i video che riguardano i tarocchi, argomenti sui tarocchi, ma in linea più generale, quindi non è un corso, non è il modo che io ho di interpretarli, ma è proprio un discorso più, diciamo, più generale che possa interessare anche chi magari non vuole proprio interpretarli, ma semplicemente gli interessa ascoltare qualcosa che riguarda i tarocchi. Poi c'è una playlist che ho ripreso da poco, che è quella di storia della divinazione. Mi è stato chiesto, avevo anche fatto un sondaggio e quindi ho ripreso con questi video, anche se il ritmo di quella playlist è piuttosto lento, però vi dico che ho già registrato il prossimo video che poi andrà a finire in quella playlist, quindi poi lo vedrete arrivare sul canale anche quello. Però comunque c'è questa playlist che contiene già qualche video in cui vi parlo proprio della storia della divinazione. Quindi sono dei video, diciamo, più storici, di fatti concreti, reali, che comunque appartengono alla nostra storia, ma con argomento divinazione. Poi c'è una playlist in cui ci sono dei video dedicati ai miei mazzi da collezione, perché io colleziono i tarocchi, colleziono carte da divinazione e di alcune di queste vi ho parlato, quindi ho fatto il video e l'ho messo in questa playlist. Poi c'è un'altra playlist dove ci sono in realtà pochi video, però sono secondo me interessanti per chi vuole saperne di più sull'argomento, che parlano della magia. Quindi ho parlato della magia bianca, della magia rossa e ho chiamato la playlist Lo spazio magico. E poi c'è una playlist che riguarda i libri dedicati ai tarocchi. È una nuova playlist perché è una cosa che ho deciso di fare da poco. Ho deciso di fare delle recensioni dedicate ai libri che riguardino tarocchi, divinazione, e piano piano andrò ad inserire tutti i video che riguardano la recensione dei libri dedicati all'argomento. Adesso c'è un video molto generale in cui ve ne illustro un pochino e poi c'è un video che riguarda il primo libro che io, diciamo, vi consiglio se siete principianti, quindi già due video potete andarli a vedere, ma piano piano inserirò poi anche gli altri. Poi c'è tutta una sezione che riguarda i video tag e story time, quindi le mie esperienze personali su determinate cose. Vi ho parlato del mio lavoro, vi ho parlato di qualche episodio che mi è capitato nella vita, vi ho parlato di alcune mie esperienze. Poi ci sono tutti i video tag che ho fatto e ne ho fatti parecchi, quindi se vi piacciono i video tag, sul mio canale ne trovate parecchi, quindi ho fatto anche, insomma, questa playlist dedicata. E poi in questa sezione ho inserito una playlist che si chiama La macchina del tempo, in cui vi parlo di cose che appartengono al passato e che in qualche modo mi riguardano o che comunque mi piacciono, e quindi l'ho raggruppata in questa playlist. Poi c'è tutta una sezione dedicata ai libri e ai film, quindi recensioni di libri, di film, trovate i book haul, quindi i libri che acquisto, che voglio leggere, trovate il video tag 30 mesi di libri ed è tutto raggruppato in questa sezione. Poi c'è una sessione che riguarda gli acquisti che faccio, quindi il mio shopping, gli unboxing, quindi vi faccio vedere quello che acquisto, quello che mi piace, perché parlo anche dei preferiti, faccio recensioni di qualche prodotto particolare che magari ho utilizzato, che mi è piaciuto o che non mi è piaciuto, quindi in quella sezione trovate tutti quegli argomenti e anche una playlist che si chiama Lo spazio creativo, in cui faccio qualche tutorial per condividere con voi magari il mio modo di fare una nail art o il mio modo di fare qualcosa comunque di manuale, di creativo, ma senza voler insegnare niente a nessuno, perché non è il mio lavoro. Semplicemente lo condivido con voi, faccio il video, condivido la mia esperienza creativa, diciamo così. Poi c'è una sessione dedicata ai miei viaggi e ai vlog, quindi qualche gita fuori porta, qualche evento particolare che mi va di vloggare e i racconti di viaggio. Quindi trovate qualche piccolo suggerimento, qualche piccolo consiglio, ma soprattutto la mia esperienza da turista appassionata. Poi arriviamo all'angolo cucina e cibo, quindi trovate
l'unboxing della Degustabox, che è la scatola magica delle meraviglie perché contiene tutti dei prodotti alimentari magari nuovi o particolari, quindi ho deciso di provare questa scatola e di condividerla poi sul canale. Trovate qualche tutorial di cucina, ovviamente cucina casalinga, la cucina a modo mio perché io non sono certo una cuoca, non sono una chef, però quando faccio qualche ricetta particolare che magari ritengo possa essere carino condividere, faccio il video e lo metto sul canale, quindi potete trovare queste cose e anche magari qualche piccola recensione, se così si può chiamare, di prodotti alimentari che magari mi sono piaciuti o non mi sono piaciuti. Non è un video quello che faccio molto spesso, però forse qualcosina negli anni avevo fatto e se l'ho fatto lo trovate in quella sezione. E poi l'ultima sezione è quella dedicata ai video tematici. Quindi Natale, Pasqua e Halloween. La playlist di Halloween la trovate due volte, sia nel Mistero e Paranormale, perché comunque ad Halloween parlo soprattutto di quello, ma anche nei video tematici, perché quando ho parlato comunque di cose legate ad Halloween, non erano solo ed esclusivamente cose misteriose o paranormali, ma avevo messo anche delle cose che sono più delle curiosità. Avevo anche fatto forse una ricetta a base di zucca, quindi trovate delle cose appunto a tema e poi tutto quello che riguarda Natale, quindi consigli per i regali di Natale, i miei regali di Natale, i calendari dell'avvento, insomma tutto quello che può riguardare quel periodo dell'anno così magico e particolare. E poi c'è una sezione, una playlist, scusate, non una sezione, dedicata a Pasqua in cui apro insieme a voi l'uovo di Pasqua. Lì credo che ci siano soltanto due video, però mi andava di aprire l'uovo di Pasqua con voi, quindi l'ho piazzato sul canale e l'ho messo in quella sezione. Quindi questo è quello che potete un pochino trovare sul mio canale. Ah, dimenticavo che nell'angolo food e tutorial di cucina trovate anche quei video che mi piace tanto fare perché sono leggeri, ossia gli svuota la spesa. Quindi potete anche vedere quello che io acquisto dal punto di vista alimentare. Insomma, quindi questo è tutto quello che voi potete trovare sul mio canale. Andate a vedere la home, così potete vedere tutte le sezioni, tutti gli argomenti, tutte le playlist e tutti i video. Quindi, insomma, spero in questo modo di avervi aiutato un pochino ad orientarvi meglio sul mio canale. Quindi, insomma, questo è un mio modo per aiutarvi a cercare più velocemente quello che vi interessa. Spero che vi sia utile, spero che possa in qualche modo aiutare anche quelle persone che mi scrivono a volte, mi chiedono di trattare determinati argomenti. Magari quell'argomento sul mio canale c'è già, ma magari è un po' difficile andarlo a recuperare. Con questa nuova struttura spero di aver reso le cose un pochino più semplici. Spero in qualche modo, insomma, che risulti tutto un pochino più chiaro. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.